tutti i fratelli abbiamo bisogno di mettere il dito nelle piaghe di Gesù Cristo, che tradotto in altra maniera, tutti dobbiamo sperimentare quella misericordia che è alla base della fede, l'esperienza della misericordia di Dio, perché il primo dono di Dio è la concessione della remissione dei nostri peccati, il perdono. Quando c'è perdono c'è riconciliazione, dove c'è perdono si può amare. Nella famiglia dove ci si perdona l'amore può svilupparsi, dove non ci si perdona l'amore si spegne. Ed anche tanti matrimoni che si spengono sono dovuti al fatto che manca il perdono, ma manca anche la conversione, dove perché l'amore vuole rispetto, perché l'amore vuole dignità, l'amore vuole santità, l'amore vuole luce, l'amore è bontà e l'amore comincia dalla misericordia. E oggi perciò la Chiesa, avete sentito Gesù nel Vangelo, dice: come il Padre ha mandato me a usarvi misericordia, io mando voi. Perciò abita su di loro e comunica il suo stesso Spirito, la sua vita, perché la Chiesa continui l'opera di Gesù Cristo. E quando diciamo Chiesa, diciamo ogni cristiano. Il cristiano da questo si riconosce, dal perdono e dalla misericordia. Ho citato altre volte il caso di una suora che viveva a Beirut al tempo della guerra civile del Libano, e lei viveva in un condominio dove c'erano alcuni cristiani e c'erano diversi musulmani che canzonavano i cristiani dicendo: noi vi uccidiamo tanto voi avete il perdono, perché loro non hanno il perdono come precetto, come comandamento di Dio. C'è scritto nel Corano: se perdonate fate meglio, ma non è comandato il perdono, anzi viene detto che un popolo senza la legge del taglione, cioè col diritto di fare vendetta, non può vivere, bisogna avere il diritto alla vendetta. Gesù invece dice: perdonate non 7 volte, ma 70 volte 7, perché Dio è amore e il peccato deve essere vinto con amore, il dissidio deve essere vinto con la benevolenza. Ti ha rubato, dice, la tua, dice Gesù, dagli anche il mantello, dagli di più, cioè vinci il male con il bene, non contraccambiate il male con il male, ma vincete con il bene il male. Ora, perché la Chiesa, fratelli, in questi giorni ci fa celebrare non solo la Pasqua, ma ci fa proclamare in continuazione l'evento della risurrezione di Gesù? Perché la sorgente della nostra fede cristiana, la nostra fede si basa su un evento. Questo fatto è veramente avvenuto. Noi non eravamo presenti, giustamente, ma chi è stato presente lo ha testimoniato, non con le parole, con la vita. Avete sentito nella prima lettura, i primi cristiani avevano un cuore solo, un'anima sola, e godevano la stima di tutto il popolo. Perché? Perché un fatto del genere, dove tutti si amano, è un fatto che viene da Dio e non si può negare. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: Padre, che siano una cosa sola come noi, affinché il mondo creda. E nella comunione loro vuol dire che c'è perdono, c'è riconciliazione, dice Dio. E allora la risurrezione di Gesù si manifesta nella vita, nell'amore, nella benevolenza reciproca, si manifesta nel dono dello Spirito Santo che opera con potenza. Lo Spirito Santo assimila la nostra vita a quella di Gesù Cristo e riproduce in noi la vita di Gesù Cristo. Come Gesù ci ha amati fino alla morte di croce, dà ai suoi discepoli la grazia di fare altrettanto, di fare come lui ha fatto, e come lui è figlio di Dio partecipa a noi la sua vita divina, come ci spiega San Pietro nella sua seconda lettera, quando dice che per mezzo di Gesù abbiamo ricevuto beni indicibili, per mezzo dei quali siamo diventati partecipi della sua natura divina. Lo Spirito Santo
ci rende partecipi della natura di Dio. Perciò San Paolo può dire: se lo Spirito di Dio ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, quello Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti, come non risusciterà anche i vostri corpi mortali insieme con Lui? Così anche lo Spirito viene in soccorso della nostra debolezza, perché non sappiamo neppure cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili, e colui che scrute i cuori sa che cosa lo Spirito desideri, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Lo Spirito Santo è la vita di Dio partecipata a noi, e la manifestazione dello Spirito Santo prima di tutto si ha nella misericordia. Perciò nella seconda lettura noi abbiamo ascoltato un passo interessantissimo della prima lettera di San Giovanni, che diceva: questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. La fede porre di fiducia in Dio e affidarsi a Lui. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è figlio di Dio? Gesù è venuto con l'acqua e con il sangue, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. E sono tre quelli che gli rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. Cioè, tradotto in altre parole, quando tu credi in Gesù, sperimenti Gesù nella tua vita, in te si manifestano tre segni. Primo, la cancellazione delle colpe. Dio ti toglie la colpevolezza, ti dà il perdono. Secondo, la giustificazione, cioè Dio ti rende giusto davanti a sé. Puoi comparire davanti a Lui come innocente, come dice la lettera agli Ebrei, che per mezzo del sangue di Gesù noi possiamo entrare davanti al trono di Dio. Anticamente, ce lo ricordate, quando il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi per implorare la misericordia di Dio e perdonare i peccati degli uomini, lui poteva entrare nel santo dei santi se portava in mano il sangue di una vittima che aveva immolato per l'occasione, perché doveva prima purificare se stesso, poi doveva purificare il popolo, ma non poteva entrare in quel luogo santo senza portare il sangue nelle mani. Allora la lettera agli Ebrei dice che Dio ha messo nelle nostre mani il sangue di Gesù. Col sangue di Gesù noi diventiamo innocenti, e con quel sangue possiamo presentarci davanti al suo trono come figli amati e benedetti. Quel sangue ci dà la fiducia. Senza quel sangue non ci avviciniamo a Dio. Allora ci dobbiamo tuffare in quel sangue, dice Santa Caterina da Siena. Dobbiamo immergerci in quel sangue, perché in quel sangue c'è tutto il fuoco dell'amore di Dio. Perché c'è il fuoco nel sangue, scrive Santa Caterina? Perché fu sparso con ardentissimo fuoco d'amore, il sangue di Gesù. E nella preghiera che abbiamo rivolto al Signore, la Chiesa ci ha fatto dire: accresci in noi la grazia che ci hai amato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati. Ecco l'acqua, figura del battesimo che purifica, ci riconcilia con Dio, del sangue che ci ha redenti. Questo sangue ci ha riscattati dal potere del peccato, di Satana, della morte, ci ha affrancato, per cui possiamo non c'è più colpa in noi per fede nel sangue di Gesù, cioè nel sacrificio di Gesù, poi dello Spirito che ci ha rigenerati. Ecco, allora quando tu accogli la fede in Gesù Cristo, ricevi dentro di te il perdono, ti senti libero dalle colpe, non hai più che accusa dentro, hai la libertà, ma hai sbagliato, ma la fede in quell'amore che ci sta sulla croce è simboleggiata dal suo sangue, toglie ogni colpa, e quindi questo sangue ti dà la libertà di presentarti davanti al trono di Dio e di ricevere il suo Spirito, la sua natura, la sua vita. Quindi tre testimoni: l'acqua, il sangue e lo Spirito. L'acqua del perdono, il sangue della redenzione, della giustificazione, e lo Spirito della vita nuova e della santificazione. Vedete allora, fratelli, che la Chiesa non ci propone una devozione, ma una fede.
Una fede, la fede. La nostra fede deve essere immersa nella misericordia di Dio. A chi è rivolta questa misericordia? A tutta l'umanità. Anche ai nemici di Cristo. Dio li ama, sono figli suoi. Quando i genitori hanno visto scappare i figli, che poi hanno combinato guai, magari hanno denunciato i genitori, li hanno portati anche in tribunale, e qualche genitore, nonostante tutto, ha continuato ad amare il figlio, che si comportava in quel modo. Perché il figlio è figlio. A qualche anno fa, anzi diversi anni fa, c'era una donna che era andata a vedere la nipotina quando usciva da scuola, perché la figlia, così arrabbiata con i genitori, non gliela faceva mai vedere, perché suo marito voleva che i genitori di lei vendessero il loro appartamento con il ricavato avviare un'impresa, e loro dove andavano, questi anziani che avevano lavorato una vita, e si dovevano arrangiare, e contro ogni regola. E il marito disse alla moglie: io non ti posso lasciare quella strada se io finisco, no, se loro vogliono aiuto bene, tutta la volta l'aiuto che vogliono, ma io non posso lasciare te in mezzo alla strada un giorno. E allora il genero tolse il saluto, pubblicò anche la figlia, tolse il saluto, e lei andò un giorno a scuola per vedere la bambina quando usciva e salutarla, e fu denunciato dalla figlia. Ma voi dite, allora la madre odiava la figlia? No, veniva tutti i giorni a supplicare benedizioni e preghiere. Ma un giorno la figlia si convertì, cambiò cuore. Io gli dissi: senti un po', ringrazia il Signore che sta provvedendo. Ma ringrazia il Signore che sta provvedendo, perché questa è la sua volontà. Lei accolse la parola e cominciò a ringraziare il Signore. Quando un bel giorno la figlia gli telefonò e disse: mamma, domenico vengo da te e ti porto la bambina. Perché questo? Perché Dio vuole la salvezza, ma quel genitore non finì di amare e sua figlia, anche se l'aveva portata in tribunale. Ora Dio ci ama, anche se abbiamo messo il figlio in croce con i nostri peccati. Allora questa misericordia è rivolta verso tutti, ma noi riceviamo, accogliamo, quindi viviamo la misericordia di Dio in noi quando per la fede riconosciamo Gesù. E quando dura la misericordia di Dio? Questo è un punto importante, che troppi di noi fratelli ritengono che la misericordia, il perdono di Dio, duri fino al prossimo sbaglio. Supponiamo un servizio di bestemmiare, rinnega la bestemmia, non vuol più bestemmiare, un giorno cade la sua, scappa la bestemmia, allora sono in peccato. Certo, non è cosa bella, ma Dio non ti ha tolto la sua grazia. Dio non ti toglie l'amore di figlio, l'amore di padre verso di te. Ma io ho promesso, anche se hai sbagliato dopo aver promesso, Dio non ti ritira la misericordia. Se tu hai fede in quella misericordia e ti apri a quella misericordia col pentimento sincero e con la fiducia in Gesù Cristo. E non solo, Dio non ci ritira la misericordia perché abbiamo delle debolezze o degli errori, ma questa misericordia dura in eterna anche dopo la morte. E questo è un aspetto molto importante. La misericordia di Dio continua anche dopo la nostra morte. Il bambino non nato, quindi non ha neanche visto la luce, Dio continua ad amarlo, a farlo crescere nel suo amore, fino a dargli quella vita che ha perduto. La misericordia non è una soluzione, è una vita che viene donata, è la vita che viene partecipata. E infatti, dice San Pietro, Gesù alla sua morte è morto nella carne, ma reso nello spirito, andò ad annunciare la salvezza agli spiriti di coloro che attendevano in prigione e che un tempo avevano rifiutato di credere. Ma Dio non aveva mai cessato di amarli. Eterna è la sua misericordia, ci siamo. Questa eternità spesso scompare dalla nostra fede, allora ci fa perdere la fede. Eterna è la sua misericordia. Tanti stanno peccando, ma il Signore non ha ritirato da loro la loro misericordia. Loro non ricevono la misericordia scegliendo il male, ma come dice Gesù nel Vangelo,
Dio fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi. Ma c'è chi accoglie e chi non accoglie, chi accoglie la luce e chi invece si nasconde dalla luce. Il peccatore cosciente si immerge nelle tenebre, Dio non gli toglie la luce, ma nel momento in cui il suo cuore si apre a Gesù Cristo, nella fiducia si apre, la fede si prende, quella luce entra nella sua vita e dura in eterno. Perciò celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. E da ultimo, fratelli, il Signore, l'abbiamo sentito nell'Evangelo, manda la sua Chiesa ad annunciare questa misericordia. Per questo il Papa Francesco volle indire l'anno della misericordia nel 2016, perché questo mondo non conosce la misericordia di Dio, ma neanche tanti cristiani la conoscono. Tanti non fanno ricorso alla misericordia. Vedete che ogni tanto qualcuno si suicida, quanti sono in depressione. Nostri giorni poi non ne parliamo. Se andate in farmacia, i psicofarmaci vanno alla grande per la gente che è stata proprio in depressione. Giorni fa una persona si è tolta la vita, ma non è l'ultimo. Ma ho ricevuto qualche settimana fa una ragazzina di 15 anni, ci ha provato, non c'è riuscita, ma ci ha provato. E diceva, non è che abbia smesso, riproverò ancora. Perché è diventato un gioco per tanti, buttarsi nella depressione. A questo mondo Dio offre la sua misericordia. Allora cominciamo in casa a praticare la misericordia. Cominciamo con vicini di casa anche a praticare la misericordia. E come si fa? Non si rivanga il passato. Non si rivanga il passato. Qualche giorno fa mi sono incontrato con una coppia. Il marito rimbancava contro la moglie cose che le avevano attribuite prima ancora del matrimonio, che lei poi non aveva mai commesso, per la verità. Però dopo 30 e più anni, tutti i giorni, quella non è vita. Misericordia, misericordia. Dove non c'è misericordia c'è morte. La misericordia è la vita di Dio. E allora oggi la chiamate per tutti noi, fratelli, a vivere nella misericordia. Ma ogni giorno rituffiamoci nella misericordia di Dio. Tanti di voi praticano la coroncina, benissimo, ma deve entrare nel cuore, deve entrare nel cuore. La parola di Dio, quel Vangelo, è tutta misericordia. La Bibbia è tutta misericordia. È tutto in funzione della misericordia. Dio è misericordia. E se uno scopre la misericordia di Dio, non conosce Dio. Ha un'idea di un Dio che si è fatto, ma il Dio che non scende dal cielo e dalla vita per te non è il Dio vero. Quello vero è quello che scende dal cielo, va a morire per te pur di salvarti. Quello è il Dio vero. Le altre immagini di Dio buttate via. Quello vero è il crocifisso. Lì Dio si è manifestato nella passione, nella morte e nella risurrezione di Gesù. E noi chiediamo oggi questa fede, fratelli, che sia una fede potente, una fede che cambia la vita, una fede che ti rinnova, una fede contagiosa che porti liberazione a tanti.